Rana presenta La Mancinelle. Amo scrivere da che ero piccola.
ho coniato per me questa sorta di definizione, un'anima a tre voci, perché in realtà scrivo in lingua, ma spessissimo nel dialetto della mia città e anche in inglese. Scrivo poesie, scrivo racconti, scrivo di teatro, scrivo di tutto, perché la scrittura credo che sia nata insieme con me e credo che sia uno strumento di comunicazione importantissimo. Dopo la prima volta, tra le altre cose, mi sforzo di promuovere anche la cultura. Da più di 17 anni organizzo un premio letterario che è intitolato Creatività itinerante, che ha la particolarità di svolgersi ogni anno in un villaggio turistico diverso e vede la partecipazione di autori da tutta Italia veramente. Da qualche anno porto avanti un'attività di volontariato editoriale, pubblico antologie a scopo benefico attraverso le quali siamo riusciti a realizzare importantissimi progetti in Haiti, in Bangladesh e in Nepal. Più di 28.000 euro sono stati donati attraverso queste antologie autofinanziate e autopromosse dagli stessi autori. Dopo la mia prima visita a Ischia, veramente rapita da questo paesaggio stupendo, ho voluto mettere su carta le mie emozioni e ho scritto una poesia intitolata Ischia Bella, che è stata pubblicata in una delle antologie curate da Bruno Mancini per il premio internazionale 8 milioni. All'epoca mi classificai anche terza in questo importante premio. Adesso voglio condividerla con voi. Ischia Bella. Dai ricordi sfocati di me bambina, il richiamo del tuo vulcanico benessere mi ha riportato a te, nella quiete del tuo e mio autunno. E t'ho riscoperta, altera e luminosa, diamante incastonato nell'azzurro. Solitaria pellegrina, ho percorso i luoghi battuti e gli angoli più nascosti, gli occhi colmi della tua grazia, il cuore arricchito d'emozioni. Ho assorbito l'atmosfera affatata del castello, lambito dalle onde tempestose, e la magia di Sant'Angelo assopita a cingere la distesa fumante dei maronti. Lo sguardo volto all'infinito, rapita dall'arancia bagliante del tramonto soccorritore, e ho ammirato l'opera del tempo nella roccia amena sorgente dalle acque. Gli aromi, i suoni, i colori ho respirato assorta. Il verde metallico delle viti su declivi e pomei e il profumo dell'agame selvaggia abbarbicata al dirupo scosceso. Il mistero cristallino del mare confuso all'orizzonte con il cielo è il canto antico della tua gente, solare e laboriosa. Nei quotidiani affanni della vita, visioni mi doni d'armonia e il desiderio vivo di tornare, Ischia Bella, paradiso incantato del Tirreno. E infatti... questa isola splendida. Questa volta ci sono venuta per un'occasione speciale, la presentazione dell'ultima antologia che ho curato, che si intitola Drops from the World. Ci parli appunto un po' di questa antologia? E questa è la quinta antologia che realizzo. Sono pubblicazioni autofinanziate e autopromosse dagli autori. Questa ha una particolarità, è un libro multilingue e multiculturale. Raccoglie contributi in poesia, racconti, arte e fotografia di autori di tutto il mondo, da tutti i continenti, dall'America all'Africa, all'Asia e ovviamente l'Europa, più tantissimi autori italiani. Lo scopo di queste pubblicazioni è benefico. Certo. E c'è un'associazione culturale alle spalle, giusto?
Ho fondato io questa associazione che si intitola Virtute e Canoscenza di Dantesca Memoria, sì. Che ha sede a Bari e si occupa essenzialmente di pubblicazioni e di attività culturali. Da circa 6 anni ho avviato questa attività che io definisco di volontariato culturale. Attraverso questi libri siamo riusciti a devolvere 28.000 euro in quasi 6 anni, che sono divenuti 2 scuole interamente costruite in Bangladesh, coperte per il Nepal colpito dal terremoto, lettini nell'ospedale pediatrico di Haiti e poi tante biblioteche nei villaggi della foresta bengalese. Essendo io un insegnante, credo fermamente nell'utilità della cultura per lo sviluppo, anzi per l'autosviluppo dei popoli. Quindi donare delle biblioteche ha un valore simbolico, fortemente evocativo. Oltretutto i miei libri sono sostenuti non solo da provincia e comune di Bari, ma anche e soprattutto dall'Associazione Italiana Biblioteche, nella persona del suo presidente regionale, Valdemaro Morugese. E quindi questo ci consente di presentare molto spesso anche all'interno di biblioteche e soprattutto di insistere a donare le biblioteche. Certo, quindi appunto può ritenersi soddisfatta, certo. Insomma, anche per il traguardo raggiunto. Sì. E le piacerebbe far parte, insomma, della nostra associazione Lila da Ischia all'Arte? Sì, sì, in realtà io collaboro con Bruno Mancini da diversi anni, molte mie poesie sono presenti nelle sue pubblicazioni. Insomma, lavoriamo in sinergia, certo, certo. Vorrei precisare un'altra cosa, questo libro è edito da pochissimi mesi, da maggio, e già in questo breve lasso di tempo siamo riusciti a donare 1.000 euro che sono divenuti 3 filtri per l'acqua in altrettanti villaggi della foresta bengalese, perché lì questa è un'emergenza, l'acqua è fortemente inquinata dall'arsenico che proviene dalle concerie e dai fitofarmaci usati in agricoltura, quindi donare dei filtri veramente è un'operazione importantissima. Certo. Attraverso le vendite speriamo di riuscire a donarne, sostenere i progetti che stiamo portando avanti. Ripeto, da 6 anni a questa parte, attraverso 5 antologie abbiamo devoluto più di 28.000 euro. E regalato coperte in Nepal, lettini all'ospedale pediatrico di Haiti, costruito 2 scuole in Bangladesh e realizzato più di 10 biblioteche nei villaggi della foresta bengalese. Adesso stiamo donando filtri attraverso Drops from the Wall e portando avanti un altro progetto intitolato Bangla Nepal Love, con l'altro che si voglia, che ha donato le coperte a un villaggio del Nepal i cui abitanti vivono ancora in tenda e sta realizzando una biblioteca centrale nella foresta del Sundarban in Bangladesh, un luogo dimenticato da Dio e gli uomini, dove non c'è l'elettricità, dove le latrine sono 2 buche nel terreno, dove le scuole non esistono e dove veramente una biblioteca può essere un faro di luce, è un modo per conservare la cultura del posto, non per imporre la nostra cultura, ma per valorizzare da loro, creare in altri termini le condizioni per l'autosviluppo. Quindi se volete sostenerci in questa lotta potete farlo attraverso Bruno, perché purtroppo i libri che gli ho fatto spedire non sono arrivati in tempo. Potete collegarvi con me attraverso il gruppo Facebook Drops from the World, oppure Bambra Nepal Love, oppure è sufficiente cercare Santa Vetturi, fa tutto riferimento a me. Li spedisco dovunque, aggiungendo solamente 1,28 euro di spese di spedizione. Questo libro è andato in giro in Australia, in America, in Svezia, in Brasile, in Bulgaria, in Bangladesh, in Vietnam. Veramente abbiamo portato la voce anche dei nostri autori in tutto il mondo. Insomma, un piccolo sforzo con la garanzia che i fondi raccolti finiscono là e realizzano dei progetti che sono verificati da persone che vivono sul posto o che si recano periodicamente lì. Quindi con la garanzia di documentazione, di fotografie di ciò che si realizza, quindi questo è la nostra buona volontà di andare in giro
a pubblicizzare, compreso Ischia. Ci auguriamo appunto che tutto questo possa trasformarsi in realtà. È stato un piacere averla con noi. Non mi rimane che ringraziare Bruno Mancini per aver organizzato questo incontro, ringraziare il Museo del Mare per l'ospitalità e anche te. Grazie. È stato un piacere. Buonasera dell'attrice Tina Ferrovelli. Buonasera. Buonasera. È la prima volta qui sia al museo che a Ischia e ho potuto apprezzare le bellezze dell'isola, ma anche le bellezze di questo museo che ho apprezzato molto, ho ammirato i vari, perché qui in questo caso c'è un incontro di arte, certo. Poesia e anche arte grafica, arte. Sì, in qualità di curatrice delle arti visive appunto curo anche questa parte artistica qui, principalmente anche questa sera. Infatti sulle pareti ci sono delle opere dell'attrice Ligala Pinska e anche dei miei collage di stoffa. Ci parli un po' di lei, insomma, come poetessa. Io ho cominciato a scrivere da piccolissima, perché l'arte poetica è qualcosa che mi attraeva sin dai tempi della scuola. Quindi quelle varie emozioni, sia del mare che degli affetti vari, ci coinvolgono molto. In questo caso, con l'esperienza del Bangladesh Help, sono stata coinvolta da Sandra Santa Vetturi per aiutare un po' bambini che vivono in realtà diverse dalle nostre, certo. E quindi ho abbracciato anch'io questa esperienza e la continuiamo. È un po' un impegno a tutto tondo, sì, insomma. Sì, quindi è importantissimo portare avanti questo discorso e aprirci anche all'altro, perché attraverso la poesia si possono coinvolgere e convogliare delle forze per aiutare, perché solo insieme possiamo condividere e anche superare questi momenti difficili. Certo, sono pienamente d'accordo, e anche un po' così con l'arte, insomma, certo. Sono sempre dei messaggi che si danno attraverso appunto le varie forme d'arte, anche la scrittura è una di queste. E ha partecipato anche a dei concorsi oppure? Sì, io diciamo mi sento poetessa, dico a tutto tondo, ho pubblicato alcuni libri e poi ho anche partecipato a vari concorsi ottenendo anche dei vari premi. Per cui, complimenti. Diciamo, la poesia è la mia ragione di vita, si potrebbe dire. È una bellissima cosa. Insieme alle altre arti. Le farebbe piacere far parte della nostra associazione Lila? Certo, sì. Perché anche, diciamo, stando lontani si possono condividere, oggi abbiamo grandi opportunità di condividere vari messaggi, per cui ritengo sia giusto proseguire, certo, questo nostro impegno. Certo, e anche noi ci auguriamo di averla, insomma, tra i nostri, certo, artisti. Una volta scoperta anche Ischia, penso che sicuramente ritornerà, ci sarà un motivo sì, in più. Infatti. Le piacerebbe scrivere appunto qualcosa proprio specifico? Sì, infatti proprio stamattina stavo già scrivendo qualcosa. Dei versi un po' lì da sembrare. Poi quando saranno pronti posso leggere l'antologia. Un testo poetico che fa parte di questa antologia, scritta in varie lingue e per promuovere appunto sia la poesia che la realtà di mondi diversi. Certo. Infatti il mio testo fa riferimento alla madre terra, la madre comune di tutti noi. Madre terra, figlio delle stelle, fiorito dal mio grembo, a questo giaciglio di terra, sogno fatto carne viva, infinito mare, rete colma, a questa riva traghettato, vedo le tue braccia infuocate di cielo affondare nel mio seno. Colora il firmamento l'ambra della tua pelle, dal bianco al nero cristallo. Quante ardite promesse, spente nei tumuli della fame, nell'odissea dei popoli in guerra.
piango di gioia e di dolore, per chi abbonda della luce, per chi vede solo tenebre. Io, Madre Terra, chiedo a te il mondo, che si aprano i sigilli del cuore e ogni mano sia carezza viva di luce. Complimenti. Partecipate anche a voi. Sicuramente, grazie a lei, grazie, per la sua presenza e buona serata. E buon lavoro anche a grazie. Voi per questo vostro impegno. Grazie. Di socia fondatrice di Ilana Ischia all'arte e curatrice delle arti visive, vi illustro appunto questo progetto che partirà dalle prossime settimane presso questa nuova sede che è il Museo del Mare, appunto, dove ogni settimana vedremo alternarsi diversi artisti, pittori, scrittori che appunto con le loro opere potranno avere insomma questa visibilità in questa nuova sede. E questa sera in particolare siamo in compagnia di una delle artiste che sicuramente parteciperà prossimamente qui al museo, Magda Kismet. Sì, buonasera. Buonasera. Nome d'arte Magda Kismet, mi chiamo Maddalena, dipingo da anni, specialmente olio sul vetro. Recentemente sono passata alle tele e mi farebbe molto piacere partecipare a questa iniziativa, perché appunto sull'isola ci sono degli artisti veri. Noi discendiamo dai greci, dai fenici, tutte queste culture del passato che hanno lasciato un'impronta anche nel nostro DNA. Quindi è bene portare alla luce questi talenti e sarò una delle prime che parteciperà. Anche perché qui al museo appunto si potrà avere una visibilità di ben 10 giorni, appunto tutti per sé voglio dire, quindi comunque si avrà anche un ritorno in termini di pubblicità e sarà comunque una bella cosa sia per i turisti che per gli isolani. Della scrittrice Giuditta Abatescianni. E tra le mani, come potete vedere, ho l'antologia Da Ischia all'Arte, un'antologia poetica a cura di Bruno Mancini e Roberta Panizza. All'interno ci sono tutte le poesie che sono state insomma selezionate in un certo senso per far parte di questa antologia. Diamo sì, la parola. Questa poesia l'ho scritta qui a Ischia, mentre ero su uno scoglio, e sono stata ispirata. E si chiama Ad occhi chiusi. Ad occhi chiusi, apriti alla fantasia. Ad occhi chiusi, crea la tua magia. Il cielo appartiene a tutti. Prendi il tuo pezzo di cielo. Ad occhi chiusi, puoi riconoscere te stesso. Fai vibrare le tue corde più profonde. Ad occhi chiusi, gioca col tuo pezzo di cielo. Lo vedi terso? Lo vedi azzurro oppure grigio? La tua anima si esprime, ti mostra chi sei, come sei e come vorresti veramente essere. Socchiudi piano gli occhi, senza timore alcuno, sentirai intorno a te qualcuno molto vicino. Richiudi gli occhi, allarga le braccia, incrocia le dita. Hai catturato il tuo cielo, lo hai ridipinto, lo hai riempito di te e ora vive dentro di te. Riapri gli occhi, ci sei, ti conosci e ti riconosci, senti sulla pelle il tepore dell'aria, alle narici giunge un profumo sottile, si insinua lento nel pensiero e scivola piano fino al cuore. Grazie. Complimenti. Siamo davvero deliziato con questa composizione poetica molto profonda e si ha proprio la sensazione di queste scene. Grazie. Meravigliose che la nostra ispirate da Ischia. Esatto. Benvengano allora altre ispirazioni. Rino Lauro, buonasera. Buonasera a lei, è un piacere averla qui al Museo del Mare, che naturalmente è la cultura ischitana e che vogliamo diffonderla nel mondo nel modo più sincera e assoluta. Certo.
ci parli un po' appunto nello specifico, insomma, ecco, di qualche progetto. Sì, che... il Museo del Mare è stato voluto da un gruppo di amici ischitani che volevano lasciare un'imbronda, la storia di noi ischitani, famiglie di pescatori e non. Comunque la cultura del mare sta in tutti noi, l'abbiamo nel sangue. È una cultura, insomma, millenaria. È una cultura millenaria, appunto. E quest'anno sono 20 anni che è stata aperta, quindi a dicembre faremo una manifestazione un po' particolare, che appunto sono i 20 anni dell'apertura del museo, e in cui ci teniamo tutti quanti a fare una bella cosa. Certo, certo. Mi fa piacere appunto che appunto insomma si facciano queste cose per l'intera comunità isolana e non, anche perché molti turisti vengono spesso qui a visitare questo museo. Sì, noi siamo orgogliosi anzitutto di portare cultura ai piccoli, perché molte scuole ci frequentano di tutta Italia, non soltanto qui della Campania, viene gente anche da molto lontano, e quindi siamo sempre li aspettiamo a braccia aperte, perché è una cosa che ci fa onore, un orgoglio, insomma. E così deve essere. Thank you.